Eccoci qua, ben ritrovati con l'informazione di Telenuova. Cominciamo dunque con questa ormai annosa vertenza occupazionale che riguarda gli operai ex Telis di Pagani. Bene, che cosa è stato deciso questa mattina? Doveva essere una riunione propedeutica all'incontro che si doveva tenere lunedì a Roma, negli uffici ministeriali, per cercare di capire che cosa può esserci all'orizzonte per il futuro occupazionale di questi operai. In effetti la riunione c'è stata questa mattina, ma quella di lunedì è stata procrastinata al 26 aprile, martedì 26 aprile. Per tutti i dettagli il nostro servizio con Filomena Sale. Un incontro in regione per discutere della questione Telis. In trasferta a Napoli da Pagani questa mattina una delegazione di 45 operai. Intorno ad un tavolo, oltre ai lavoratori, il sindaco Salvatore Bottone ed alcuni consiglieri regionali, tra cui Alberico Gambino. Si è discusso della vicenda in commissione al fine di stilare un documento da inviare al Ministero per chiedere di sollecitare l'Enel affinché porti a Pagani una percentuale di produzione di contatori. In tal modo, eventuali imprenditori interessati potrebbero decidere di aprire le attese trattative. Un summit preliminare chiesto nelle scorse settimane all'assessore al lavoro della Giunta De Luca, Sonia Palmeri, in attesa del faccia a faccia che si terrà tra un funzionario del Ministero dello Sviluppo, Gianfranco Cassano, e proprio alcuni vertici dell'Enel. Doveva tenersi lunedì 18 aprile, è stato invece rinviato al 26 dello stesso mese. La comunicazione questa mattina nel corso proprio della commissione. Io mi auguro, così come è stato detto, che questa problematica, perché io sono convinto che la determinazione dell'assessore alle attività produttive, come dire, la determinazione dell'assessore al lavoro della nostra regione possono, perché c'è bisogno, così come ha detto poc'anzi anche chi rappresenta la curatela, possano veramente in tempi brevi far sentire la voce della politica di questa regione, che non può permettersi assolutamente il lusso di perdere altre unità lavorative di questa regione e, lasciatemelo dire, della provincia di Salerno. C'è bisogno veramente di un minimo, minimo sforzo, di riprenderci ciò che c'è stato tolto. A nostro avviso, anche all'avviso della curatela che ha fatto ricorso rispetto a quella commessa dell'Enel che ci è stata tolta, ciò che ci è stato tolto in modo non del tutto legittimo. Bisogna far prevalere due cose, quelle che sono le ragioni del territorio e quelle che sono le ragioni della giustizia. Un summit, quello di oggi, ottenuto dopo l'incontro di qualche settimana fa a Palazzo San Carlo a Pagani. Non c'è tempo da perdere, ribadirono in quell'occasione i lavoratori. Qualche mese fa l'apposizione dei lucchetti all'azienda dove è stato progettato e costruito il contatore dell'elettricità. E l'ansia e le paure si sono acuite dopo l'arrivo delle prime lettere di licenziamento, giunte a pochi giorni dalla Pasqua. Dal prossimo 5 luglio per i lavoratori della Telis si dirà basta ad ogni tipo di sussidio, terminerà anche la cassa integrazione. Ora le speranze sono apposte nell'incontro che si terrà il 26 aprile. E adesso invece continuiamo a parlare di occupazione di un'altra vertenza che sta andando avanti da mesi, quella dei 13 operai della ex cooperativa che si occupava della gestione della raccolta differenziata nel comune di Castel San Giorgio. Ebbene, la nuova azienda che ha vinto la gara d'appalto ha assunto solo 10 dei 23, 13 sono rimasti fuori. Una vertenza che va avanti ormai da tempo. Stamattina c'è stata una riunione che ha lasciato, insomma, intatte le speranze per i 13. Entro la settimana prossima dovrebbero arrivare delle risposte importanti. Ne abbiamo approfittato a Castel San Giorgio, visto che ieri erano arrivate anche le dimissioni del sindaco San Martino, per capire che cosa sta succedendo a livello politico. Allora abbiamo due servizi, uno dietro l'altro, nel prossimo filmato che li condensa. Vediamo. Le dimissioni del sindaco di Castel San Giorgio, Pasquale San Martino, non sono state un fulmine a ciel sereno. La crisi politica nella cittadina dell'Agro era iniziata quasi subito dopo la vittoria elettorale del maggio 2015.
Dopo numerose frizioni e discussioni, come raccontato già nel TG di ieri, la conseguenza non poteva che essere la forte presa di posizione dello stesso San Martino, che ora avrà 20 giorni di tempo per tornare sui suoi passi. Stamattina al Comune ne abbiamo parlato con il vice sindaco Enzo Lamberti, la cui nomina, tra l'altro, ha esasperato ancor di più gli animi in maggioranza, e con il consigliere di minoranza Giovanni De Caro, che ha sottolineato come il gruppo di opposizione resti unito e compatto. Noi siamo un'amministrazione di giovani e diciamo che tutti possono sbagliare, tutti possono fare dei passi un poco, ma credo che il sindaco in questo momento sta riflettendo sulla sua posizione e aspettiamo un po', vediamo cosa dice. C'è la possibilità, insomma, che possa ritirarle? Non lo so, guarda, io da stamattina non l'ho sentito ancora, però ieri stava un po' giù perché è una brava persona, è una persona squisita, diamoci un po' di tempo. Siete fiduciosi comunque, perché insomma sarebbe anche un po' una iattura per il paese che arrivi il commissario. Sì. Stai parlando con uno che vuole bene Castel San Giorgio. Io in questi 10 mesi ho lavorato tanto e ti devo dire la verità, oggi sono uno di quelli che mi brucia un po' questa situazione. Secondo me è meglio un buon commissario e non una gestione come quella che è stata in questi ultimi 10 mesi. Sicuramente è arrivato il momento di dare una svolta, ma una svolta vera a Castel San Giorgio. Purtroppo Pasquale San Martino sarà anche una brava persona, è sicuramente una brava persona, ma il governare non fa per lui, quindi ha fatto bene a dare le dimissioni. Farà una brutta figura, a mio parere, se ritira le dimissioni, pure perché in questi 10 mesi, sono stati 10 mesi segnate da continue questioni interne, beghe fra consiglieri, assessori e quant'altro. Quindi voglio dire, per me Pasquale San Martino ha fatto già tanto, cioè nulla. Ma è stata una mattinata importante a Castel San Giorgio anche per i 13 operai che si occupavano della raccolta differenziata e che non sono stati riassorbiti dalla nuova azienda che si è aggiudicata l'appalto qualche mese fa. Azienda di Vietri sul Mare, che ha assunto solo 10 dei 23 che lavoravano con la cooperativa che gestiva precedentemente il servizio. Stamattina riunione operativa al Comune, un vertice che ha creato fiducia tra i lavoratori perché il funzionario preposto, l'architetto Teresa Montefusco, adesso dovrà riorganizzare il piano di lavoro per il servizio, cosa che permetterebbe la possibilità di riassumere i 13 per ora rimasti fuori. Queste sono cose che ce le stanno dicendo non da stamattina, ma da tempo, su quasi mesi. Speriamo che effettivamente adesso ci mettano la buona volontà, che noi anche come sindacato, perché noi come sindacato non è che possiamo andare oltre la settimana prossima, perché prima o dopo questa storia in una maniera o un'altra deve finire. Allora, se loro per lunedì, martedì convocano un sindacato e ci mettono qualcosa su carta scritta dove la cosa è fattibile, se c'è da aspettare ancora 5-6 giorni per andare a lavorare, penso che non sia questo il problema, perché o lavorare la settimana prossima o andare a lavorare fra 10 giorni non è che cambia molto. Riuscito a parlare telefonicamente col sindaco dimissionario San Martino, che cosa le ha detto? In sintesi mi ha detto che lui si premeva molto con l'architetto per fargli approvare tutto il piano così come era stato già definito e mi ha detto che o per oggi o che per massimo lunedì mattina veniva fatto questo piano regolatore per il piano di lavoro. Piano di lavoro, esatto. Ecco, quindi una volta ultimato questo piano il servizio dovrebbe prevedere il vostro reintegro. Speriamo di sì. Stamattina è venuta la ditta, veramente una persona squisita e d'accordo sul piano che ha preso l'amministrazione, perché ha dato un atto di indirizzo al funzionario di poter vedere se si può implementare un po' in sì. Più il servizio. Quindi se il servizio viene aumentato i 13 dovrebbero rientrare? Sì, la ditta è disposta, però giustamente si deve guardare i fatti suoi la ditta. Certo. Perché, giustamente. Dal punto di vista economico ci sono i fondi che possono poi anche garantire la ditta stessa? Sì, ci sono. La situazione dei lavoratori ormai è diventata una barzelletta per Castel San Giorgio. Qui si pigliano impegni e non vengono mantenuti.
Anche qualche consigliere comunale ha preso impegni per impiegare questi 13 lavoratori. I 13 lavoratori stanno ogni giorno al comune, qui alla casa comunale. Addirittura ieri sono stati sotto la casa del signor sindaco, con la speranza di risolvere il problema. Il problema il sindaco lo trasmette alla dirigente. La dirigente io credo che sia una persona che dipende comunque anche dal sindaco, quindi io non ho capito questo ping pong fra il sindaco e il funzionario, in questo caso l'architetto Montefusco. Si mettono d'accordo, io spero che Pasquale il sindaco in questi 20 giorni almeno una cosa buona la fa, cioè quella di impiegare i 13 lavoratori. A vicenda politica interviene il gruppo di minoranza composto da 5 consiglieri forti perché liberi. Se questa era la svolta, il cambiamento sbandierato in campagna elettorale, i fatti danno loro torto, ma a pagare di più in questo momento sono i cittadini di Castel San Giorgio che si aspettavano opere mai messe in cantiere, posti di lavoro mai arrivati, promesse non mantenute, riduzione dei costi di servizio che sono invece aumentati, attività sociali ferme al palo, problematiche rimaste irrisolte e PUC mai neanche preso in considerazione. Dicono in una lunga nota i rappresentanti di minoranza. Cambiamo argomento, parliamo delle prossime elezioni che ci saranno invece nella città di Salerno. Il capoluogo di provincia dovrà scegliere il suo nuovo sindaco. Nel centrodestra si cerca di fare quadrato, soprattutto Forza Italia ha 2 opzioni al vaglio del proprio coordinamento. Vediamo. Prove generali d'accordo. In extremis il centrodestra, o almeno una parte molto significativa del centrodestra salernitano, prova a fare sistema, a ricompattare parte delle anime che lo compongono e che hanno già manifestato a chiare lettere l'intenzione di voler sfidare in piena autonomia il centro-sinistra alle prossime amministrative di giugno. 2 le opzioni al vaglio del coordinamento di Forza Italia e che dopo un rapido briefing effettuato questa mattina da Vincenzo Fasano e Gaetano Amatruda sarà domani sottoposto alle attenzioni dell'onorevole Mara Carfagna. Si parte da un presupposto di fondamentale importanza, ovvero la disponibilità manifestata da Gaetano Amatruda a fare un passo indietro, a rinunciare alla candidatura a sindaco di Salerno, questo solo nel caso in cui fosse possibile trovare un'intesa con Roberto Celano. È questa la grande novità di giornata, filtrata da ambienti vicini all'ex portavoce di Stefano Caldoro. Fasano e Amatruda chiederanno a Celano di ritornare tra le fila di Forza Italia, di mettere da parte il progetto Attiva Salerno e di conseguenza scendere in campo con l'investitura ufficiale del Cavaliere alle prossime amministrative. Celano sta riflettendo sull'opportunità, ma dovrà decidere in fretta. Stessa operazione Forza Italia la sta mettendo in campo anche con Gianluigi Cassandra. Passasse questa opzione si ridurrebbero drasticamente i candidati a sindaco del centrodestra. Amatruda e Cassandra, volendolo, sarebbero comunque in campo a sostegno della candidatura di Celano. E se il movimento di Salvini non creerebbe problemi di fronte a questo nuovo scenario, resterebbe sull'Aventino Antonio Iannone con la sua lista Fratelli d'Italia. In questo caso infatti appare decisamente più complicata, difficile, l'ipotesi di un ragionamento unitario, non avendo mai Edmondo Cirielli accettato una candidatura diversa da quella del suo delfino politico. Questa, come detto, è l'opzione sulla quale ancora questa mattina Amatruda e Fasano hanno ragionato e discusso. Diversamente invece la situazione rimarrebbe quella già delineata, tutti divisi appassionatamente, con Amatruda candidato di Forza Italia, Celano alla guida delle sue civiche, Cassandra in corsa con la lista Fare, la Lega ad interrogarsi sulle scelte e Fratelli d'Italia arroccati sulle loro posizioni. Stop alle trivelle, c'è il referendum domenica prossima, dopodomani, tra Salerno e provincia al voto quasi 900.000 aventi diritto, niente elezioni nei plessi che ospitano i seggi elettorali già da domani. Intanto polemiche ancora aperte tra i sostenitori del sì, cioè chi vuole fermare le trivelle, e quelli del no. Vediamo. Referendum sullo stop alle trivelle, si vota domenica 17 aprile dalle 7 alle 23.
tra Salerno e provincia andranno al voto complessivamente 875.181 aventi diritto. Tra questi 422.954 uomini e 452.227 donne. 1.160 sono le sezioni operative in tutto il territorio provinciale. Niente elezioni nei plessi che ospitano i seggi elettorali. Le scuole di Pagani, che avranno le urne in sede domenica prossima, riapriranno le porte agli studenti mercoledì. A Rocca Piemonte, Castel San Giorgio e Nocera Inferiore le elezioni delle scuole sedi di seggio riprenderanno martedì. A Rocca Piemonte, Castel San Giorgio e Nocera Inferiore le elezioni nelle scuole sedi di seggio riprenderanno martedì. Intanto polemiche ancora aperte tra i sostenitori del sì, chi cioè vuole fermare le trivelle, e quelli del no. Gli elettori dovranno in pratica decidere se i permessi per estrarre idrocarburi in mare entro 12 miglia dalla costa, cioè più o meno a 20 km da terra, debbano durare fino all'esaurimento del giacimento, come avviene attualmente, oppure fino al termine della concessione. In pratica, se il referendum dovesse passare, raggiungendo il quorum con la vittoria del sì, le piattaforme piazzate attualmente in mare a meno di 12 miglia dalla costa verranno smantellate una volta scaduta la concessione, senza poter sfruttare completamente il gas o il petrolio nascosti sotto i fondali. La proposta soggetta al referendum sarà approvata se avrà partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se sarà raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, 50% degli iscritti al voto su base nazionale più un elettore. Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il 18° anno di età. Anche gli italiani temporaneamente all'estero potranno partecipare al voto per corrispondenza. La questione è intervenuta anche Legambiente Cava dei Tirreni, che da oltre un mese è impegnata attivamente con stand e campagne di comunicazione. Fermare le trivellazioni in mare di capillare importanza, ha dichiarato Attilio Palumbo, presidente di Legambiente Cava, sia per tutelare le coste sia per mandare un messaggio al governo sollecitandolo a puntare su energie pulite che portano più posti di lavoro e non creano danni ad ambiente e salute umana. Insomma, le polemiche si sprecano in questo periodo rispetto anche al referendum stesso su queste trivellazioni. Vedremo che cosa succederà. Nell'intanto passiamo alla cronaca. La squadra mobile di Napoli, i carabinieri della compagnia di El Vomero, hanno arrestato 4 persone ritenute coinvolte nell'omicidio di Pasquale Izzi, 54enne ucciso il 29 marzo scorso in via Traversa Gianfolla, zona nord di Napoli. Vediamo. Avrebbero ucciso Pasquale Izzi per antichi rancori maturati con Carlo Lo Russo e degenerati poi in un efferato delitto. Con questa accusa la DDA di Napoli ha arrestato questa mattina all'alba lo stesso Carlo Lo Russo, attuale reggente del clan dei cosiddetti Capitoni di Miano, sua moglie Anna Serino e Luigi Cutarelli. Quest'ultimo, secondo gli inquirenti, sarebbe l'autore materiale dell'omicidio avvenuto il 29 marzo scorso. Il quarto arrestato, che insieme agli altri è stato trasferito nel carcere di Poggioreale dagli agenti della Polizia di Stato, è Mariano Torre. Secondo gli inquirenti avrebbe affiancato Cutarelli durante l'omicidio ed avrebbe lui indicato la vittima e coperto il killer. La squadra mobile e lo SCO, insieme ai militari della compagnia Vomero dei Carabinieri, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli a carico delle 4 persone già indicate, con l'accusa di omicidio premeditato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, reati tutti aggravati dall'articolo 7, ovvero commessi per agevolare il clan. Secondo gli inquirenti in particolare, Anna Serino avrebbe fornito importante supporto ai sicari, addirittura incitandoli all'azione. Del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato FM, iniziale di un quarantenne detenuto ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti, e l'incensurata 35enne SG, queste le iniziali, entrambi di San Valentino. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare c'è stata una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 1,5 kg circa di hashish e un bilancino di precisione, mentre la donna era in possesso di 900 euro in contanti, che forse è provento dello spaccio. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.
La Polizia Municipale di Salerno, col supporto dei Carabinieri, ha invece effettuato un'operazione anti-abusivismo, in particolare degli ambulanti, sulla lungomare Trieste. Effettuati 11 sequestri per molta merce sequestrata, in particolare 21 borse, 19 zaini, 17 borselli e tanto altro materiale, insomma, che viene posto in vendita solitamente dagli ambulanti sulla lungomare. La merce è stata inventariata, depositata al comando di Polizia Municipale. Madre e figlio feriti in un incidente stradale, entrambi sono finiti in ospedale. Successo ad Agropoli, nel Cilento, la donna, una giovane di 27 anni, in stato di attesa, percorreva a lungomare San Marco a bordo della sua vettura insieme al figlio di 5 anni, quando per cause in fase di accertamento ha perso appunto il controllo della vettura ed è terminata contro un grosso albero. Entrambi sono stati ricoverati al San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno riscontrato ferite e contusioni per la 27enne e fortunatamente solo qualche escoriazione per il piccolo di 5 anni. Cambiamo completamente argomento. L'agro nocerino sarnese si avvia al consolidamento dei nuovi piani di zona l'indomani della riorganizzazione già molto attesa appunto dei piani di zona, che saranno appunto spacchettati a seconda dei vari distretti 60, 61 e 62. Prende posizione anche il sindaco di Sarno, presidente della provincia Giuseppe Canfora, che invita gli altri sindaci però a proseguire con la programmazione dei servizi sociali. Dunque questa riorganizzazione non deve fermare i servizi. Vediamo. Piano di zona, dopo la riorganizzazione si attende ora il consolidamento. I nuovi organismi seguiranno i modelli dei distretti sanitari 60, 61, 62 dell'ASL di Salerno. Il comprensorio dei comuni abbracciati dal piano di zona lamentava crescenti difficoltà nel gestire un territorio con una popolazione molto numerosa che tra l'altro insisteva sui distretti sanitari con modalità operative differenti. Non bisogna fermarsi alla riorganizzazione, ha affermato il sindaco di Sarno e presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora. Bisogna ora programmare il futuro. Abbiamo un monitoraggio molto più attento, molto più realistico di tutto ciò che dalla base, come esigenze, come disagio, come sofferenza, viene al piano di zona. C'è una fase di rendicontazione che il comune capofila, nello specifico Scafati, deve sicuramente orchestrare con i nuovi futuri piani di zona. Sicuramente, insomma, ci sarà bisogno di figure economicamente qualificate, quindi penso anche alle ragionerie dei nostri comuni, che dovranno necessariamente collaborare proprio per la rendicontazione. Poi sì, bisogna andare avanti sulla programmazione, perché non è che ci possiamo fermare. Va letto anche un attimo nei dettagli anche l'atto deliberativo, per vedere come adeguare le risorse umane dei comuni con l'atto deliberativo. Piccole regole che possono salvare la vita. Parliamo di alimentazione per le persone che hanno bisogni speciali, gli anziani, i bambini diversamente abili. Il gruppo Juventus di Sarno ha tenuto un corso di aggiornamento che ha coinvolto anche gli operatori del Santa Rita. Vediamo. L'alimentazione nelle persone con bisogni speciali, un corso di aggiornamento organizzato dal gruppo Juventus per gli operatori dell'albergo per anziani Santa Rita di Sarno, la residenza LARS di Sarno ed il centro di riabilitazione Juventus. Abbiamo scelto l'alimentazione proprio per gli aspetti anche sociali legati anche al piacere dello stare insieme, nonché anche agli aspetti nutrizionali, perché chiaramente mangiando assumiamo liquidi, macronutrienti, micronutrienti, e queste problematiche sono molto più importanti rispetto al soggetto standard, diciamo per i soggetti con problemi di disabilità oppure per gli anziani. Quindi in effetti abbiamo addirittura un termine nella nostra disciplina, la foniatria, un termine che si parla di presbifagia, così come per la presbiopia e per la presbiacusia, è un invecchiamento anche un po' fisiologico dell'apparato della deglutizione. I bambini sicuramente, sapete, diciamo queste manovre salvavita devono essere un po' diffuse in tutti gli operatori che gestiscono bambini, e la cronaca purtroppo segnala episodi in questo senso, e
chiaramente anche un poco sul tipo di alimenti, di cibo si può anche gestire, quindi i cibi più pericolosi sono le doppie consistenze, cibi sfilacciosi, croccanti, che non con la saliva e con una buona masticazione non vengono ridotti facilmente al volo. E un'altra problematica, penso che tanti bambini, io che sono un fognato e vedo disturbi di pronuncia, di voce, eccetera, sono dei bambini che si dice hanno una iperprotezione buccale, cioè masticano poco, sono proprio svogliati con la masticazione, non tollerano quella che si chiama la fatica masticatoria. Abbiamo voluto presentare quali sono gli alimenti da evitare in caso di soggetti con difficoltà deglutitorie. Nello specifico abbiamo preparato una zuppa di latte che è uno degli alimenti da evitare, proprio perché presenta sia una parte liquida, appunto presentata dal latte, che una parte solida, che è appunto costituita dalle cosiddette fette biscottate, comunque di uso molto diffuso. Allo stesso modo anche alcuni tipi di frutta vanno evitati, anche il mandarino, presentando sia una buccia che anche la presenza di semini, ovviamente diventa un frutto anche più difficile da gestire. Il finocchio, che è comunque una verdura filamentosa e quindi ovviamente nel soggetto con difficoltà deglutitorie il composto diventa anche più difficile da deglutire. La banana, a differenza degli altri frutti che abbiamo prima descritto, è invece un elemento da consigliare, proprio perché è particolarmente viscoso, quindi scivola con più facilità lungo il canale digerente. Il riso, un altro alimento da evitare, proprio perché la presenza di chicchi fa sì che comunque non si formi un bolo omogeneo. Andiamo a Napoli, carcere di Nisida, in scena la mostra Never Give Up con i lavori dell'artista napoletana Anna Laura Di Luggo, un progetto a cura di Guido Khabib che rappresenta l'espansione di Occhio, ricerca portata avanti dall'artista incentrata sulla rappresentazione dell'occhio come specchio dell'anima. Vediamo. Ha fotografato gli occhi di personaggi di ogni genere, dall'attore hollywoodiano all'imprenditore di successo, ma soprattutto ha fotografato le iridi dei ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida a Napoli. Ed è a loro che sarà donato il lavoro artistico di Anna Laura Di Luggo, imprenditrice napoletana e di recente volto della TV satellitare, che venerdì 15 aprile inaugurerà la mostra evento Never Give Up, curata da Guido Khabib e organizzata nella sede del Centro Europeo di Studi sulla Devianza e la Criminalità Minorile di Nisida. Anna Laura Di Luggo, dopo l'esperienza torinese dello scorso novembre al The Other Fairs, accompagna il pubblico in un'esperienza multisensoriale, incentrata sugli scatti che ritraggono ingrandite le iridi dei giovani detenuti. Immagini dal forte impatto visivo ed emotivo, realizzate con un particolare obiettivo fotografico in una o due giorni trascorsa all'interno della struttura detentiva di Nisida. Al termine della mostra, l'installazione diventerà poi parte integrante del carcere minorile. Ho fatto questa esperienza meravigliosa qui nella struttura di Nisida, coadiuvata dal personale educativo della struttura, e sono riuscita attraverso due giorni di interviste e di colloquio profondo con i ragazzi a tirar fuori un lavoro veramente molto profondo. Ho riprodotto all'interno di una cella di isolamento questa installazione, che è composta da occhi dei ragazzi e delle frasi che rappresentano tutto quanto il loro mondo interiore, quindi rappresentano sia i loro sogni, i loro desideri, le loro paure. E a tutta questa installazione si aggiunge un video nel quale i ragazzi sono stati chiamati ad interagire anche tra di loro. Ho fatto un esercizio, di affidamento, testando quanto loro fossero realmente capaci di affidarsi agli altri. Bene, ci dobbiamo fermare. Io vi aspetto, non andate via, tra poco per un'ampia, davvero ampia pagina sportiva dedicata al calcio, e ricorderemo, facciamo purtroppo ogni anno, la figura del grande Catello Mari. Tra poco.